I monti picentini ne fanno da cornice. Il fiume Tusciano l'attraversa. Immense distese di ulivi, da cui trae il suo nome, ricoprono le sue terre. Un angolo di mondo suggestivo e fiabesco. Tutto questo è Olevano sul Tusciano. Comune di Olevano sul Tusciano, da circa un anno ha superato i 7.000 abitanti, si trova a circa 5 km da Battipaglia ed è un po' una cerniera tra i Monti Picentini e la Piana del Sele. È un comune che fa parte del Parco Regionale dei Monti Picentini e della Comunità Montana Monti Picentini. È inserito anche nell'ambito di quello che è la Valle del Tusciano. Il territorio olevanese si compone di tre piccole ed antiche frazioni che affondano le proprie radici nella preistoria: Ariano, Monticelli e Salitto. Quasi 3.000 anni di storia, dal popolo piceno agli etruschi, passando dai greci che tra l'VIII e il VII secolo si impadronirono del Tusciano, ai romani. Iniziamo la nostra splendida avventura alla scoperta di luoghi incantati che ci riportano indietro nel tempo. Il Castrum Longobardo di Olibani, di cui ancora ben visibili sono i ruderi, è arroccato sul Monte Raione, raggiungibile in macchina fino ad un certo punto. Proseguendo a piedi giungiamo fino al primo dei tre ordini delle mura dell'antico villaggio. Da qui, dove erano costruite le torri di avvistamento e difesa, arriviamo al castello, incastonato come un diamante tra due rocce. Possiamo ammirare con stupore i resti di una chiesa extramenia, Santa Maria degli Angeli ad una navata con abside. La posizione strategica della fortezza permetteva di difendersi da eventuali attacchi nemici. Ulteriore testimonianza del passato glorioso di Olevano sul Tusciano è il convento di Santa Maria Costantinopoli dei Frati Domenicani, risalente al 1500, oggi ritrovo culturale. La villa romana di Santa Maria a Corte risale al I secolo a.C.
scorgono ancora le rovine di una chiesa e del palazzo vescovile. Si narra che l'arcivescovo tornasse spesso alla villa per trovare riposo e curare gli interessi del feudo. La chiesa palatina annessa alla villa fu costruita nell'XI secolo. Notiamo un opus reticolato romano e preesistenze medievali. Nel cuore del centro storico si impone maestoso alla nostra vista il palazzo baronale della famiglia Moscati, datato 1700, costruzione di scuola vanvitelliana. Spostiamoci ad Ariano, altra affascinante frazione di Olevano sul Tusciano. Le antiche origini di questo borgo incantato si riscontrano camminando tra i vicoli e le abitazioni. Molto suggestiva è la chiesa di San Leone Magno del XIII secolo. Ad un'unica navata sulle pareti laterali ci sono alcuni altari minori in cui sono custodite le statue dei santi. L'abside ospita l'altare maggiore e una nicchia in cui è posta la statua di San Michele Arcangelo. Adiacente è l'oratorio di San Giacomo, di cui è ancora ben visibile l'originario campanile. Un breve tragitto e giungiamo nella frazione di Monticelli. Attraverso vicoli, suggestivi archi, stradine, arriviamo fino al simbolo per eccellenza del borgo, la chiesa congrega di Santa Regina del XVIII secolo. Poco distante il palazzo della famiglia nobile Carbone. Il sacro e il profano, il culto e il misticismo, la storia e la preistoria, l'arte, la natura e gli eventi si incontrano e si completano nel meraviglioso complesso monumentale della Grotta di San Michele o Grotta dell'Angelo. Si trova sul versante occidentale del Monte Raione. Attualmente abbiamo una procedura in corso presso il Ministero per il riconoscimento del complesso monumentale e anche naturalistico, visto che si trova a cavallo della Valle del Tusciano e nel Parco regionale dei Picentini, dicevo, nella lista propositiva dell'UNESCO. Un cammino lungo e faticoso attende tutti coloro che si recano in grotta. Ma una volta giunti in cima, si assiste ad uno spettacolo architettonico e naturalistico senza eguali. In occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono, San Michele Arcangelo, il 29 settembre, le comunità delle tre diverse frazioni, ma anche gente proveniente da altri paesi, giungono in pellegrinaggio per venerare la statua del Santo Guerriero, una scultura in legno dei primi anni del 600.
addirittura che per il passato addirittura c'era gente che saliva scalza fino su in grotta e si faceva a piedi da laggiù, non è che usavano mezzi. Persone che sentono il bisogno di ritornare ad Olevano, olevanesi che stanno fuori, stanno a nord, per portare in spalla la statua durante il periodo dell'8 maggio. C'è questo culto particolare verso San Michele e quindi diciamo che diventa anche un momento di riunione delle famiglie, perché c'è questo ritorno proprio ad Olevano ed è molto sentito. Come documento siamo riusciti a trovare una relazione di una divisione giudiziaria dell'eredità dei baroni Moscato, siamo nella fine del 600, dove il barone, tra altre cose, aveva voluto questa processione di San Michele tra i vari casali per tenerli uniti, e ancora oggi questa processione passa per tutte e tre le frazioni. L'8 maggio è un po' il ripercorrere tutti quanti questi posti particolari delle tre frazioni fino a ritornare su in grotta. Mi spiego, a seconda di quando capita o cade la Quaresima, si va a prendere San Michele sulla Grotta dell'Angelo e si porta a Salitto per un primo periodo di novena. Dopodiché il lunedì di Pasquetta scende ad Ariano e poi va a Monticelli. A Monticelli, dopo appunto il periodo di novena, l'8 maggio rifà tutto il percorso e risale in grotta. All'interno della grotta vengono celebrate due sante messe. È pesante, però quando si arriva è bello. È proprio bello. Allora camminiamo così, nella fiducia. Non è casuale che il nostro patrono abiti qui, in questa grotta, perché si può camminare anche quando la salita è difficile, anche quando la meta sembra lontana, come quando saliamo alla grotta, anche quando il sentiero si fa brutto. Se davanti a noi abbiamo come meta il Signore, ce la facciamo, possiamo camminare, che scalare la vita non è per niente facile. Non è per niente facile. Mentre l'8 maggio c'è una messa per ogni frazione mano a mano che San Michele ritorna in grotta, il 29 settembre la festa è sulla grotta. E là ci sono queste due messe, anche se il vescovo, per la verità, ha dato qualche altra indicazione, vorrebbe una terza messa concelebrata da tutte e tre i parroci delle tre frazioni come momento di unione. Ad accompagnare la statua di San Michele, oltre alla bandiera di San Michele, ci sono pifferi e tamburi che preannunciano anche la festa sia l'8 maggio che il 29 settembre. Da ricerche storiche è venuto fuori che i primi ad inserire nella liturgia la musica e soprattutto i pifferi siano stati proprio i basiliani. Per cui c'è questo collegamento con la presenza dei monaci basiliani su in grotta
che questo retaggio storico, diciamo, religioso, che poi è rimasto nella tradizione poi della processione. Rimarrete incantati dal fascino di questo luogo sacro, caratterizzato dalla presenza dei martiri. Piccoli sepolcri che fanno da cornice alla basilica. Meravigliosi affreschi risalenti al IX e al X secolo, raffiguranti la vita del Cristo, il cosiddetto ciclo petriano ed un ciclo sartoriale. Le 7 cappelle, anch'esse finemente decorate da affreschi, dovevano costituire in origine una via sacra, al termine della quale vi era la purificazione e il passaggio dalle tenebre alla luce. Descrivere la grotta non è facile. Bisogna viverla per comprendere la suggestione e l'incredibile bellezza di un patrimonio di così immenso valore. Oltre alle bellezze storiche, architettoniche e naturalistiche, Olevano sul Tusciano, città dell'olio, è nota per la produzione dell'ottimo prodotto e ovviamente per la presenza di ulivi che ne costituiscono vanto e ricchezza. Nella frazione di Ariano esiste ancora oggi un antico frantoio di proprietà della famiglia Barba. All'interno possiamo vedere una pressa in legno a doppia vite, alcune botti e una grossa macina in pietra che un tempo veniva trainata da pazienti asini. L'olio, dal sapore corposo e dal colore intenso, è puro e ottimo da portare e da gustare sulle vostre tavole. Altra attività artigianale fondamentale per la città di Olevano è la lavorazione della ceramica. L'argilla viene lavorata da mani esperte e finemente decorata fino a creare una vastissima gamma di oggetti.
alimentata dalle acque del fiume Tusciano, è la più antica centrale elettrica del Mezzogiorno d'Italia. Un impianto che risale agli ultimi anni del 1800 e che, sfruttando le risorse idriche, produce energia elettrica pulita per il territorio levanese e i dintorni. Il fiume Tusciano squarcia in due parti le montagne che lo circondano, scavandosi la strada nella roccia, generando delle piccole cascate e creando angoli naturalistici incantevoli. Ancora tanto ci sarebbe da raccontare, ma lasciamo che il visitatore possa scoprire la bellezza di questi luoghi fiabeschi soltanto attraverso i suoi occhi e le sue emozioni. Se a tutto ciò mettiamo quello che è il nostro patrimonio culturale, il principio, la cultura dell'accoglienza che hanno proprio i vicentini, non mi resta che dire venite a Dolino sul Tusciano che non me ne pentirete.